Ciao a tutti da Daniele, oggi parliamo di freno motore. Per capire di cosa stiamo parlando è meglio guardare un attimino il video della volta scorsa su come utilizzare i freni in moto. Oggi invece parliamo del freno motore, quindi aggiungiamo ai freni il freno motore. Io sono Daniele e questo è Motocicletta Team. Il freno motore ci aiuta ad avere una frenata progressiva, una miglior frenata, una potenza maggiore della frenata utilizzando proprio la forza del motore che agirà ovviamente sulla ruota posteriore. Ci permetterà quindi di avere più potenza frenante, ma soprattutto avere l'assetto ancora più stabile della moto. L'altra volta dicevamo, no? Un 90% il freno anteriore, peliamo il posteriore, quel 10%, 20% in base alle condizioni, riguardate il video, così da bilanciare, così da non schiacciare troppo l'avantreno. Il freno motore ci aiuterà proprio in questo, ad avere un assetto bello stabile, in più avremo una potenza frenante maggiore, così da utilizzare anche un po' meno i freni, risparmiare un po' sui freni, volendo vederla in questo modo. Quando utilizzarlo? Io lo utilizzerei sempre, anzi io lo utilizzo sempre, anche quando sto andando molto piano, quando non servirebbe chissà quale potenza frenante. È mia abitudine pelare la frizione, ovviamente quando chiudo il gas, quando sto rallentando, pelo la frizione e scalo una marcia, lascio la frizione. E a maggior ragione, se invece sto andando a una velocità più sostenuta, quando devo rallentare per qualsiasi motivo, ho subito l'abitudine, proprio perché utilizzo sempre il freno motore, pelo con un dito, con due dita al massimo, pelo, scalo, rilascio dolcemente con una buona sensibilità, di nuovo ripelo la frizione e di nuovo scalo e rilascio dolcemente, così fino a quando mi serve frenare. Direi che il freno motore va bene utilizzarlo fino alla seconda, a meno che non stiamo andando in pista, non stiamo facendo fuori strada, allora utilizzeremo in casi veramente disperati il freno motore di prima, ma sarà un freno motore molto potente, credo che non si utilizzi mai. Io in enduro qualche volta mi è capitato di usarlo, ma di solito quando sbaglio la frenata, quando arrivo un po' lungo, ma ovviamente in una condizione di sicurezza. Sto facendo enduro, non c'è traffico, c'è il mio sentiero tracciato, quindi è un altro discorso. In strada è bene, come dico sempre, anticipare tutte le manovre, frenare bene in anticipo, quindi non servirà il freno motore anche di prima marcia. Come utilizzarlo, quando utilizzarlo, perché utilizzarlo, l'abbiamo visto e ve l'ho spiegato. Se avete qualche domanda da fare, ovviamente io sono sempre disponibile. È un discorso che affronto, diciamo, adesso con leggerezza in un video, ma andrebbe approfondito meglio. Siamo in novembre, ci sono ancora le zanzare. Andrebbe approfondito meglio con dei corsi. Io sono sempre disponibile, i miei contatti sapete dove sono, corsi con piccoli gruppi, corsi individuali, corsi con il passeggero, dove affrontiamo tutti questi discorsi e ci concentriamo anche su magari passaggi proprio richiesti dall'allievo che mi ha chiamato in quel momento. Vi faccio vedere qualche prova, così da capire come e quando utilizzare questo freno motore, quando ovviamente è chiaro, quando sto rallentando, ma con quale dolcezza bisogna rilasciare la frizione. È proprio una questione di frizione più che di marcia. La marcia, una volta che la scalo, è finita. Il trucco, chiamiamolo trucco, l'esecuzione fatta bene della tecnica si fa con la frizione. Due dita bastano e avanzano sulla frizione, scusate, ma si rilascia sempre dolcemente, sempre una marcia alla volta. Mai premere la frizione, scalo due marce, tre marce, poi rilascio. No, cioè è proprio pericoloso, si sta troppo tempo con la frizione tirata, si faranno parecchi metri praticamente con la moto in folle, pericolosissimo. Pelando la frizione, quindi neanche schiacciandola del tutto, perché il movimento basta veramente poco, pelando la frizione e scalando una marcia, il motore sarà sempre a pieni giri, sarà sempre con trazione, non sarà mai in folle, così da fare dei metri un po' fortuna, sempre col motore in trazione. Che sia una frenata dolce,
che sia una frenata prevista o che sia una frenata brusca ad alta velocità, imprevista, d'emergenza, freno motore sempre una marcia alla volta e frizione dolce. Per addolcirci con la frizione utilizziamo sempre il freno motore anche quando stiamo andando molto piano, ci stiamo fermando sotto casa, anche lì prima di arrivare, se siamo di terza, di quarta, una marcia scaliamola, due marce le scaliamo e proviamo questo freno motore, così di diventare sempre più sensibili. Facciamo qualche prova. Dalla visuale esterna forse non si capisce bene, ma dalla visuale soggettiva che ho cercato di fare riusciamo a capire bene come la frizione va usata dolcemente e, come avete visto, la utilizzo con due dita. Addirittura ci sono state delle prove dove mi sono dovuto alzare, che c'era un po' di sterrato, e lì addirittura passo a un dito proprio per avere più sensibilità sul manubrio. E quello che mi serve è veramente un dito per pelare la frizione, non mi serve lasciare tutta la mano per schiacciarla con tutte le quattro dita che mi rimangono, e perché un pollice appunto sarà, si spera, sotto la manopola. Invece una cosa che non mi piace, che vedo spesso fare, è utilizzare praticamente la mano appoggiata in questo modo e utilizzare insomma la frizione così, o addirittura il freno. Mi raccomando, impugniamo sempre la manopola, un dito, due dita al massimo sui comandi, mi raccomando. Se invece siamo fermi, stiamo partendo, va bene anche, giusto in partenza, utilizzare tutte le dita, ma una volta partito basta, da così passo a così o addirittura così. Soltanto se siamo fermi e stiamo ripartendo e le zanzare continuano, sembra estate. Allora, discorso diciamo così da video, per farci una chiacchierata tutti insieme e ampliare magari la conoscenza a qualcuno, e invece approfondire per qualcun altro, o magari chi ne sa sicuramente meglio di me. Ragazzi, io sono sempre disponibile, lasciatemi commenti per qualsiasi chiarimento, informazione, esperienza passata e tutto il resto. Ragazzi, da Daniele è tutto, grazie per essere arrivati fino a qui, sapete già di lasciare un bel like, seguitemi, e niente, ci vediamo presto, spero, con qualche evento che sto organizzando. Qualcuno è già passato e mi sono già visto con qualcuno, è stato bellissimo, e altri futuri che stanno arrivando, quindi seguitemi su tutti i social. Ciao e grazie ancora.